Questa è la Darsena, un porto, il porto della città, un porto importante per decine e decine di anni, un porto importante fino al 1970-71. Qui occorre immaginazione, occorre immaginare centinaia di barconi che arrivano ogni giorno, tonnellate di merci, derrate alimentari, latte, frutta, e però ghiaia, granito, sabbia, e intorno a questo porto osterie, trattorie, attività lecite e illecite. La Ligera era un tipo di malavita che non usava mezzi violenti per svolgere attività extralegali, non usava armi, si dedicava ai borseggi e ai furti in appartamenti. Il delitto vero e proprio apparteneva alla cultura della gente per bene, cioè mi spiego. C'era il delitto per interesse, c'era il delitto per gelosia, c'era il delitto legato alle, è prosperato nelle famiglie medie, piccoli e anche grandi borghesi. Ma la vita dei miei tempi era ancora una malavita a livello artigianale. È più che altro un tentativo fatto nei quartieri popolari, operai e proletari di sfuggire al destino che sembra inevitabile della disciplina della fabbrica. Fino a quando la malavita locale si è mantenuta in certi ambiti come qualità e come caratteristiche, il rapporto con le forze di polizia è stato dei più corretti. Era tacitamente escluso che ci fosse della violenza gratuita, e quindi tutto ciò determinava un rispetto reciproco. E 500 marenghi d'oro e mescolati con cuoi d'argento, io me ne andai felice e contento all'osteria a mangiare a bere. Quello che ha determinato il passaggio da un tipo di malavita, direi bonaria, al tipo di malavita che non è più malavita ma è criminalità, fu secondo me il trauma del boom economico. L'arrivo a Milano di delinquenti da altre parti, stranieri e meridionali, fa fare all'attività delinquenziale milanese un grande salto, e come qualità e come quantità. Anche la malavita locale si muove su altri piani. Le nuove leve non sono più romantiche, ma è gente che si è adeguata perfettamente al nuovo clima delinquenziale. Insieme al benessere economico è arrivato anche un elemento trasgressivo, malavitoso, che voleva appropriarsi di quel benessere da cui si sentiva escluso. Thank you.